Hai bisogno di un'aggiunta di denaro al tuo account di GT Online? Bene, contattami su Instagram, link qua sotto nella descrizione. Bella ragazzi, qui XWilly, ben ritrovati nel mio canale in questo nuovo video. Oggi siamo qua ragazzi, ritornati nuovamente su GTA 5 Online. A questo giro con il mio Mino, però travestito da gatto, perché oggi siamo ritornati a grandissima richiesta sulla modalità due colpi e via. Per chi non conosceste questa modalità, è una modalità dove sostanzialmente siamo in quattro all'interno di una mappa. In questo caso la casa di Franklin. Vabbè, casa di Franklin, casa di Michael. Dovevo mirare alla testa, in questo caso ho sbagliato. E appunto sì, è una modalità dove siamo in quattro all'interno di questa casa e ci dobbiamo dare la caccia ammazzandoci. Ovviamente avremo a disposizione solamente due colpi, motivo per la quale è molto importante colpire dritto alla testa. Quindi ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like. Se volete altri video magari su questa modalità o altre modalità che mi suggerite qua sotto nei commenti, mi raccomando controllate che like sia andato, cliccatelo per benino finché non veloce, condividete questo cercare di questo video. Se lo fate, siete dei grandi. Bene, allora, io sono morto praticamente perché sono scemo, non per altro. Però va bene, in vita sono rimasti solamente questi due, ovvero il Mister Koala, signor Koalino. E poi cioè, abbiamo il gufetto, che me l'ha un pochettino gufata, però vediamo se riuscirà a trovare. Oh, c'era il mio cadavere. Ma che cosa? No, no! Il mio Mino si deve sempre mettere in posizioni strane, anche da morto. Ma dettagli. Allora, per il momento non sono riusciti ad incontrarsi ed è incredibile. Sto qui si è camperato in un posto bruttissimo. Anche se questi due non si incontrano manco per scherzo, perché uno sta giù e l'altro sta su. Attenzione, si sono visti e ha vinto il gufetto. Però cercheremo di rimontare, faremo un 4 adesso incredibile, eh? Quindi al prossimo round. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Da bravi felini quali siamo, adesso andremo alla caccia di qualsiasi cosa che si muove. E beh, spero semplicemente di non morire in modi brutali, perché... No. Da dietro. Ma che schifo. Avevo ucciso la volpe, ho detto guarda. Ma poi rimangono solamente questi due in vita sempre alla fine. Perfetto, ottimo. Avevo visto la volpe, ho detto il gatto ha ucciso la volpe. Mi sto pure mettendo a cantare. Poi niente, fine della storia, perché è arrivato. Cos'è arrivato? Il koala maledetto è arrivato da dietro, mannaggia lui. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Siamo sempre noi, signor gatti. Signor gatti siamo, proprio bello. Allora io eviterei di andare da quella parte, perché da quel che ho capito ne spawnano tipo 59, quindi è meglio evitare. Vado dalla parte retro, no? Tipo entro in casa e attenzione, perché potrebbe comparire qualcuno da qualsiasi parte. Porca vacca. Occhio. Sai ragazzi che c'abbiamo qualcuno lì, eh? Occhio. Occhio, occhio, occhio. Mamma mia, ne rimane uno quindi. Interessante. Chi è che rimane, giusto per la cronaca? Ah, la volpe. Tipo la musica fa lui il gatto ed io la volpe. Invece qui al contrario, io il gatto e lui la volpe. Però non siamo in società, quindi è tutto sbagliato. Signora volpe, dov'è? Oddio. In realtà dovrei fare miau. E ragazzi, mamma mia, come l'abbiamo fregato dritto, pammetti in testa, mannaggia lui. E vincitori siamo, e sì, vada. Ed eccoci qua con il quarto round, sempre il signor gatto, il signor gatti, vabbè. No, mi si era incastrata la X, raga, no, 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 porca vacca. No, i fiori. Ma vaffancala. Per ora io sono senza munizioni. Dimmi che se passo sul cadavere mi dai il proiettile. Oh, yes. Oh, no, no, no. Mi sa che c'è qualcuno. Mi sa che c'è qualcuno. No! Perché non è morto? Porca vacca. Via, 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 via. Ho ancora un colpo, ragazzi. Non lo devo sprecare assolutissimamente, perché ci sta la volpe adesso. Ok, perfetto. Ho ucciso la volpe. Dammi il colpo. Non aveva il colpo, maledetto. Vediamo se fuori ci sta ancora il colpo, perfetto. Ne rimane uno ragazzi, ne rimane uno. E credo di sapere dove si trova, credo sia qua dentro. E invece non si trova qua dentro, incredibile. Ero veramente certo di aver visto il puntino da quella parte. Ma va bene, a questo punto scendiamo giù, non saprei. Qui abbiamo il tappetino. E qua, no, 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 sono fregatissimo raga. Ah, solo così? Solo così siamo rimasti? Bambete con l'accetta, dagli un colpo.
colpo d'arcetta dritto in testa, abbiamo vinto un altro round e si va a 2. Next round is coming. Ed eccoci qua ragazzi con il quinto round. Questo qui potrebbe essere tranquillamente il round decisivo per il signor Gatti. Se vinco abbiamo vinto, quindi yeah, che bella descrizione. Però oggettivamente, obiettivamente è così, se vinco abbiamo vinto. Oddio! No! No, 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 no. Ce l'ho dietro, vero? No, invece no. Però il gufetto mi sa che è mezzo morto, perché l'ho colpito abbastanza bene. Signor Goof. Ok, perfetto. Loro due si sono ammazzati. Io arrivo, vedo il gufo e lo finisco. Avevo attaccato la preda all'inizio e adesso l'ho finito. È partita vincitore. Il signor Gatti ha dei riflessi che non la lasciamo stare. Una roba incredibile, guarda lì, lascia like. Perfetto, sapete che c'è? Vado a fare un'altra partitella. Visto che una l'abbiamo vinta, io direi di provare a vincere un'altra, non si sa mai. Ed eccoci qua ragazzi con il primo round della seconda partita di oggi. A questo giro sono il signor Volpe, perché niente, il gatto era occupato, quindi va bene la Volpe, ci accontentiamo. E a sto giro può essere davvero lui il gatto ed io la Volpe. Vabbè, c'è sempre il discorso che non siamo in società, però... Oh, il gatto, il gatto, il gatto, il gatto! Occhio al gattino. Occhio al gattino. Un po' felino, un po' cattivo. Signor gatto, venga un attimino fuori, signor gatto. Esca la faccia. So che è lì. Signor gatto. E vaffancala al signor gattino. Ce l'hai una munizione, vero? Maledetto, mi ha fatto sprecare tutti i colpi. E non ne aveva nemmeno uno. Quindi andiamo da cetta, ragazzi. Siamo senza vita completamente. Per chi se lo stesse chiedendo, ovviamente non si può snackare. Io non ricordo dove, ma... Ah, era qua, perfetto. Stavo per dire, io non ricordo dove. Però un qualche altro proiettile ci dovrebbe essere. E l'ho trovato, perfetto. Easy, boa. Allora, lui dov'è? Lui è camperato lì, maledetto. Siamo rimasti solamente io e lui. Il problema è che lui è camperato lì. Appena io esco, lui piglia e mi ammazza. A ricordi logica. Allora, o vado io o viene lui. Siccome lui non si muoverà mai, quindi è meglio che vado io. Ah, ma non c'hai neanche i proiettili te allora. Allora, scusami caro mio. Ti piglio il musetto, dove sei? Oh, regà, mi mette ansia sto qui. Ma va fancala, vedi di morire. Dai, guarda lì che non gli riesco a prendere il musetto, mannaggia. Non glielo riesco a prendere, mi sta fregando di brutto. Ma vaffancala sulla spalla. Boom, bitch. Get out the way. Get out the way, bitch. Get out the way. Round vincitore. Niente, sia il signor Gatti che il signor Volpe nelle nostre mani sono la compo perfetto. Per questo stanno in società. Ed eccoci qua ragazzi con il secondo round. Adesso dobbiamo riandare a caccia di tutti e proviamo ad ucciderli nuovamente tutti. Anche se noi alla fine abbiamo ucciso solamente il gatto e la, quella roba strana, il koala. Da dietro. Come l'ho sentito, come l'ho sentito. Mannaggia, come fai ad avere ancora colpi te? L'hai sprecati tutti e due, hai tirato due colpi, sì? Ah, ma infatti... Oddio, no! Ma che è? Raga, ma è un troll o cosa sta roba, dai! Ma di nuovo la stessa situazione di prima, ma che è? Oh mio Dio, che fastidio sta roba. Cosa? Colpisci! Ma che fai? Ho fatto cerchio, ho fatto, non funziona. Raga, ho fatto cerchio mille volte, non ha funzionato, che fastidio. Perdere così però. Vabbè, ora questo sta sopra, l'altro sta sotto. Stessa situazione di prima, ancora più complicata perché questa casa è più grande. Silenzio tutti che forse... Deciso, perfetto. Ciò che il mio mino non saprebbe mai fare. Ed eccoci qua ragazzi con il terzo round. Dobbiamo cercare di essere più decisi, più cattivi, perché sennò altrimenti così non andiamo da nessuna parte o avremo sempre problemi. Vediamo un attimino qua fuori se magari c'è qualcuno, se posso attaccare direttamente da sotto, eh. Ah, ma aspetta. Oddio. Signori, questo è stato un colpo basso, attraverso la finestrina. Porca vacca, questo sì che è stato un bel colpo basso. Piglia la munizione, perfetto, proiettile acquisito. Uno sta sopra praticamente, l'altro sta in giro. Quello potrebbe essere un problema perché uno so dov'è l'altro. Quindi per quanto mi riguarda potrei trovarmelo alle spalle o davanti in un qualsiasi momento. Ed è difficilissimo. Ma credo che se ci sia, sia vicino a sto tizio qua, no? Per forza. E giù nel seminterrato, che fastidio.
L'ho sempre detto, nel corpo a corpo il mio mino è pari a meno virgola 0,1. Allora, stanno arrivando praticamente ad esaurimento tempo, perché siamo a 20 secondi rimasti. Ora, o hanno qualche piccolo problemino logistico con la mappatura della casa, o non lo so, o vediamo cosa accade, ragazzi. Cioè, 0, e ora? Fine così, round perdente. Credo abbia dato, non lo so, la vittoria a tutti e due. Boh, va bene, è un mistero ciò che sia successo, ma lasciamo stare. Prossimo round. Ed eccoci qua, ragazzi, con il quarto round. Questo qui potrebbe essere l'ultimo round, perché se vince nuovamente il nostro amico Dario, il signor gatto, più precisamente, la partita terminerà qui brutalmente. Altrimenti non si sa. Io intanto mi piglio questo colpo extra che male non mi fa. Poi voglio dire, sempre meglio averlo io che un altro. Stavo per dire sempre merlo averlo io, che cosa vuol dire non si sa, ma dettagli. Oddio, gatto! Buongiorno, come va la vita? No, ma è immortale il signor gatto. Gatto, mi scusi, ho un colpo. Devo usarlo! Dritto! Qua dietro il collo, così, pammete, morto. Round vincitore. Quindi adesso c'è una bella battaglia tra me e il signor gatto, mi dicono, eh. Attenzione. Ed eccoci qua, ragazzi, nuovamente con il quinto round. Questo qui potrebbe essere il round decisivo, per due semplici motivi: o vinco io o vince il gatto, altrimenti non lo so. È inutile dire che io c'ho una caga pazzesca che mi affacci qualcuno da qualche parte tutta una volta. Però le paure vanno affrontate. Madonna, ma si è ricamperato lì quello? Oh, porca vacca, oh. Seriamente si è ricamperato lì? Però sto giro alle armi, raga, dai, che fastidio. Che infarto! Ma da dove è sbucato? Va bene, lasciamo stare. Ed eccoci qua, ragazzi, con il sesto round. Anche questo round potrebbe essere decisivo, ma indovinate un po', non lo sarà, perché accadranno cose strane. Ma giusto per differenziarci un po', non per altro, perché sennò poi diventa ripetitivo. Capite bene che... Oddio! Ok, rip, signor gatto. Qua! No, non ci credo. Vabbè, ma questo qui però... No, 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 non così. Oh, vacca boia. Pigliolo, 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 pigliolo. No. Raga, ma è orbo. Pigliolo. E chi vince, ragazzi? È la volpe. È partita vincitore, sia da gatto che da volpe. Partita eccezionale. Quindi, ragazzi, che dirvi? Fatemi sapere se il video vi è piaciuto lasciando un bel like. Oggi abbiamo rigiocato la modalità due colpi e via. Io direi che è stato un ritorno di tutto rispetto. Quindi, ragazzi, mi raccomando, superiamo assolutissimamente i 300 like se volete altri video di questo tipo. Mi raccomando, controllate che like sia andato, cliccatelo per benino, figlio, condividete, associatevi per i prossimi video. Quindi, se volete passare dal mio progetto, su lì tutto. Bella, raga!